Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Ark! Allora, in questo episodio il signor Erminio partirà alla ricerca di un insettino da tamare. Avrebbe dovuto essere un taming multiplo, è diventato un taming singolo, ne sono successe di tutti i colori. Di tutti i colori, non aggiungo altro. Buona visione. Oh, signor Erminio, caro signor Erminio, eccoci qua con tutta la banda degli scemi. Che ci abbiamo il Griffin, Phyllis dietro di noi, Alitalia dall'altra parte... E quel coso strano lì davanti. Complimenti per la posa, signor Erminio, complimenti. Allora, siamo qua nella nostra casetta estiva. Phyllis, vieni qua che oggi andiamo con te. Dicevo, siamo qua nella nostra casetta estiva per cercare di raccattare un animale del luogo. E tu sei troppo vicino. Allora, un animale del luogo che sono là, più o meno, nel deserto. Però io prima devo prendere le risorse, perché se no non prendiamo assolutamente una ciolla di niente. Ok, signor Erminio, a vederla così posso dire solo che fa assolutamente schifo. È veramente qualcosa di inguardabile, è osceno, orribile. Oh, eccole qui! Abbiamo mantide livello 39 e... mantide livello 7, ecco, subito, eh. Allora, cerchiamo di liberarci di questa schifezza. Ok. L'altra, se ci seguisse, non sarebbe male. Me la porto qua, ecco. La lasciamo lì. Ok, andiamo alla caccia di questa mantide. Mi sono dato il repellente per insetti. Speriamo che funzioni. Tu non mi hai visto, tu non hai visto niente. Oltretutto non mi ricordo neanche cosa servisse. Ti servirà questa? Non mi ricordo cosa serviva per tamare ste bestie. Dai, ferma lì. Ma perché mi segui? Ok, allora sono dovuto tornare indietro. Perché? Perché per tamare la mantide serve o il corno del Deathworm o il corno del rinoceronte lanoso. Allora, il corno del Deathworm ne ho due. Non so dove cazzo l'ho messi. Non ne ho idea, non li trovo più. Però ho due corni di rinoceronte Lanoth, che ce li mettiamo subito qui nell'ultimo slot. Non lo so quanti ne serviranno. E se ne servono più di due, mi sa tanto che dovrò andare a fare strage. Ok, tu non mi vedi, sappilo. Guarda, visto? Non mi vede. È tanto semplice. Certo, come no. Bastarda, stai ferma. Ok, ne servono più di due. Via. Via, aia. Bastarda. Maledetta. Mi hai fatto malissimo. Phyllis. Phyllis, mi ha picchiato. Maledetta, vaffanculo, te il salto. Se ogni volta è sta storia. Ok. Sappiamo che ne servono più di due. Oh, Phyllis, mi sa tanto che dovremmo andare a cercare la dei rinoceronti lanosi da ammazzare. Assolutamente sì. Ok, mamma mia, che strage. Madonna, oltretutto, meno male che ho la roba invernale appresso, perché ci stavo morendo. Più che altro adesso dov'è la cosa? Ciao. Ah no, la posso trovare, è vero. Mantide, eccola qua. Ah, eccola là. Minchia. Allora, sì, il corno l'ho già messo in inventario. La cosa ce l'ho già addosso. Non abbiamo tantissimo. No, vabbè, ancora un po' di repellente lo abbiamo. Ok, dai. Andiamo avanti. Cerchiamo di portare a casa sta bestia. Ok, io mi avvicino, eh. Io spero che ci abbia ancora tanta fame. Cerchiamo, signor Erminio. No, eh. Pianino. Ok. Ah, non ci attacca. Però, signor Erminio, corre un attimo più in là. Non ci attacca stavolta. Come mai? Ah, ma perché fu... Ah, forse prima gli abbiamo dato una facciata nel culo. Ecco perché ci ha attaccato. No, no, Phyllis! 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 Scappa! No, Phyllis, no! Via! Mamma mia! Non mi devi attaccare il pennuto, che è l'unico che ho! E oltretutto è anche rimbambito!
Lili, se io ti mollo qua. Vabbè, facciamo fuori quella schifezza biologica lì. Sì, c'ho scritto scemo. C'ho scritto proprio scemo. In faccia. Muori. Oh, visto? Ecco. Ok, Phyllis, io ti lascio qua. Mi raccomando, eh. Proviamo di nuovo. Quanto abbiamo? Non abbiamo tantissimo, eh. Dobbiamo stare attenti. Tu non mi hai visto, vero? No, lei non mi ha visto. Ok, facciamo il giretto da dietro. Ok. Torniamo dal pennuto, perché io so già come va a finire. Pensavo che mi attaccasse subito al pennuto, invece no, meglio. Ok, signor Erminio, proviamo. Signor Erminio, coraggio. Che cazzo! No! Aia, ma no così! Ma cazzo! Signor Erminio, ti ha fatto la bua! Peles, ci ha picchiato male! Via! Eia! Bastarda bestia, schifo di bestia che non sai altro! Vai a fanculo, vai! Ci ha fatto male! Ci ha fatto male, tipo! Chi? Tu così non mi attacchi, vero? Se non ti colpisco, no! Sì che ci attacca! No, il pennuto! Phyllis! Scappa! Scappa! No, che me la ammazzi! No, che me la ammazzi! Phyllis! Me la ammazzi! Phyllis, sei una merda! Phyllis, ti odio. Ti odio tanto, lo sai? Sì. In culo. Vai a fanculo. Te chi non te lo dice. Allora, ce n'è un'altra. Manti di livello 5. Ci accontenteremo, guarda. Signor Erminio, ci accontentiamo. Toh, magna. Ok, cerchiamo di stare sempre nei suoi paraggi, più o meno. Che c'è 100.000 bestie qua che ci vogliono far fuori. Ok, siamo all'83. Al prossimo... Cos'hai visto? No, non andare là, Con chi si sta picchiando? Con l'avvoltoio, vabbè. Ma hai fatto fuori la mantide! Figlio di puttana, ma hai fatto fuori la mantide, la mia mantide! Oh, ho visto il Deathworm! È qua da qualche parte. Allora, è qua da qualche parte perché... Perché quando c'è nei paraggi del Deathworm, cioè, eccolo lì, c'è una specie di errore grafico che compare. Sapevo che c'eri, eh. Aia! Lasciami stare il pennuto! Vale, di nuovo dietro all'avvoltoio, a vedere. Non ci credo. Oh, un altro livello 5, ci andrà bene stavolta? Ma Phyllis! Le mosche! Ma pure dalle mosche ti fai pestare. Allora, cerchiamo di non fare la minchiata, signor Erminio. Ok, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tanto la minchiata, porca puttana. Aia! Signor Erminio, ma tutte le volte. Dico io. Ti sta seguendo, vero? Figurati. Sì, ci stava seguendo. Guardala che arriva di nuovo. Ma un'altra volta. Ancora! Ma non ci credo! Ma di nuovo! Ancora! Ecco due coglioni! Ma non ci credo, sta arrivando di nuovo di corsa! Forse si distrae! Dai, proviamoci di nuovo! Ma non è possibile! Ah, un'altra volta! Phyllis! Non ci credo! Beh, se non ha... No, tu non mi hai visto. Al timing che scende in modo velocissimo. E fatti venire fame, merda umana. Anzi, merda insettivora. Dai, mancano 30 secondi, è nostra, sì! E ce l'abbiamo fatta! Oh!
Ok, te stai lì. Signor Erminio, corra! Che dobbiamo andare dal grifone. Chissà dove cazzo l'ho lasciato. Ok, Griffin. Sì, Griffin. Tillis, vola! Ok, abbiamo la nostra Mantid di livello 7. Allora, fatti un po' vedere che non t'ho ancora visto. Ebbè, dai! Modello è fatto veramente bene, eh? Sì, a parte il bug. Ma, no, dai, bello! Bellissimi colori! Come nella realtà, oltretutto. Allora, non ne avevo una, bensì due. Vabbè. È lo stesso, è lo stesso. Allora, vedo che a parametri fa veramente schifo. Vabbè, io ti tiro un po' sulla vita. Ah, signor Erminio sta in piedi? Vabbè, per forza. Però, niente male. Niente male davvero. Allora, la cosa bella della mantide è che se io, ad esempio, gli do questo... Carrina. Ok, raccoglierai anche? Sì, direi di sì. Raccoglie come? Ok, stai lì tu, eh. E ok, fermiamoci qua. Mamma mia, che disastro. Che odissea. Che odissea. Per fortuna alla fine ce l'abbiamo fatta. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Nel prossimo episodio vedremo. Andiamo avanti con cose. Adesso non so di preciso cosa, ma qualcosa faremo. Di sicuro i progetti in piedi sono ancora tanti, tanti, tanti. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao, ciao!